Cari amici di Visione TV, ben ritrovati ad un nostro nuovo spazio di approfondimento. Questo particolarmente importante perché parliamo di quanto accaduto nelle Marche con l'alluvione che ha portato a 11 morti. Il bilancio potrebbe essere anche superiore perché ci sono ancora dispersi. Cerchiamo in questo spazio di approfondimento di capire quali potrebbero essere le cause di questo disastro e lo facciamo con un esperto, un agroecologo, professore di agroecologia. È un piacere presentarvi il professor Giuseppe Altieri. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, buonasera. Professor Giuseppe Altieri è stato insignito nel 2016 anche del premio Nobel, chiedo scusa, il premio Padre Pio proprio per i suoi meriti nel settore dell'agroeconomia e agroecologia. Prima di darti la parola, Giuseppe, io vorrei far sentire il servizio di cronaca a cura di Antonio Albanese che ripercorre quanto accaduto e poi cerchiamo di capire quali sono e quali potrebbero essere le cause di questa tragedia. Non era bastata l'alluvione del maggio del 2014 che aveva devastato Senigallia e il suo hinterland. Il 15 settembre 2022 un'altra catastrofe tra fiumi esondati, paesi sommersi e devastazione ha colpito le Marche. Sono 11 le vittime accertate finora tra le province di Ancona e Pesaro dopo il disastro che si è abbattuto tra giovedì e venerdì scorso, a cui vanno aggiunti due dispersi. Sabato poi, altra giornata di paura a Senigallia, dopo che era stata emessa dalla Protezione Civile un'altra allerta gialla, simile alla prima di giovedì, che poi invece è degenerata in un'apocalisse di fango. Gli sfollati finora sarebbero più di 150, la maggior parte dei quali proprio nel comune di Senigallia, dichiarata zona rossa, la più colpita, proclamato lo stato di emergenza. Gli edifici scolastici danneggiati sono più di 100, quelli agibili saranno comunque chiusi fino al 22. Secondo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, i danni sono dell'ordine di miliardi, a cui vanno aggiunti i fondi necessari per la messa in sicurezza del territorio. Bandiere della regione a mezz'asta nelle Marche e lutto su tutto il territorio per un disastro che secondo la Protezione Civile non si poteva prevedere, in quanto generato da un fenomeno meteo chiamato temporale autorigenerante, detto V-shaped. La Procura di Ancona ha deciso comunque di aprire un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e i carabinieri hanno acquisito alcuni documenti dal Palazzo della Regione per far luce su eventuali responsabilità. L'Italia ha una lunga storia di frane e inondazioni anche dovute al dissesto idrogeologico. È tristemente vivido il ricordo dell'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998 in cui perdettero la vita 160 persone. O quella di ottobre 2000 in Piemonte con 23 vittime, 11 dispersi e oltre 40.000 sfollati. La responsabilità è solo del dissesto idrogeologico oppure questi disastri pesano sulla coscienza di qualcuno? Questa è la domanda conclusiva che si pone Antonio Albanese. Professore Altieri, la Protezione Civile diceva, no, che non si poteva prevedere quanto accaduto, però invece tu stai lanciando l'allarme dal 2012. Io vorrei far leggere una serie di articoli che tu hai pubblicato sul web proprio a partire da questa data. Lo vediamo, il primo scritto il 22 novembre 2012, le vere cause delle alluvioni. Scrivevi distruzione dell'humus a causa di disseccanti, diserbanti e pesticidi chimici agricoli, abbandono dei terreni e distruzione di siepi per migliaia e migliaia di ettari che confluiscono in ogni fiume e se non ci muoviamo in tempo l'anno prossimo arriveranno anche gli OGM resistenti ai disseccanti. Altro allarme lanciato il 6 agosto 2014 in un altro sito, le vere cause dell'alluvione, e qui ripetevi un'altra volta il problema. Carissimi, ogni anno si rinnova il mio appello contro il dissesto idrogeologico dovuto principalmente alla distruzione dell'humus dei terreni che così non trattiene più l'acqua per migliaia e migliaia di ettari, provocando delle bombe idriche. E poi ancora, ora o mai più, questa volta intitolavi così il tuo articolo, anche questa volta inascoltato, e ripetevi in sostanza sempre lo stesso messaggio lanciato negli anni precedenti. Ovviamente questi articoli seguivano sempre a disastri ambientali che si sono presentati in Italia, ecco, in Liguria, soprattutto in Piemonte, ne hai scritti diversi su queste problematiche ambientali. Allora vorrei che tu ci facessi capire bene, secondo te, qual è il problema di questo dissesto idrogeologico
e che cosa favorisce queste alluvioni e poi la distruzione che esse portano. Certo, grazie della parola. Poi mia moglie è di Senigallia, quindi potete immaginarvi come mi sento in questi giorni. Domani andiamo a vedere i 20 centimetri di fango pieno che ha occupato le cantine, le case anche della nostra famiglia. E quindi queste cose, immaginatevi che sono note e notorie ormai dagli anni 50, cioè l'agricoltura industriale, cioè furono le famose alluvioni del Mississippi che furono denunciate dal grande David Pimentel e da Rachel Carson, mi piace sempre ricordare Primavera Silenziosa. È per l'abuso di pesticidi chimici, disseccanti della terra che distruggono tutte le coltivazioni, praticamente le erbe infestanti, prima di seminare, quando noi abbiamo delle semplici lavorazioni che possiamo fare. Immaginatevi che anche nel Prosecco, nei vigneti del Prosecco, vi ricordate, ci sono stati dei morti, anche lì scrissi un articolo drammatico. E la cosa più grave è che questi effetti, se noi non mettiamo mano al territorio, negli anni futuri si moltiplicheranno i danni, perché quando tu perdi lo strato del terreno, e come hai detto te, citando i miei articoli, qual è la parte più importante del terreno agricolo? È l'humus. La fertilità del terreno è nella sostanza organica. E la sostanza organica che ruolo ha? Ha proprio tantissimi ruoli nel terreno. Il primo è quello di tenerlo insieme. Fa da collante, ma quello più importante forse nel nostro caso è il fatto che la sostanza organica, l'humus della terra, trattiene acqua, cioè ma la mantiene nella terra per migliaia, migliaia, milioni di ettari, che fino a 10 volte il suo peso. Quindi voi capite che se i nostri terreni vengono coltivati con metodi industriali, con agricoltura a base di fertilizzanti chimici che distruggono l'humus, con disseccanti messi prima di seminare invece di passare leggermente con gli erbici e seminare magari lasciando in questo periodo, perché Senigallia nel 2014 andò sotto acqua con due morti per soli 30 mm d'acqua. Era il 1º maggio, io andai giù perché c'era la festività e vidi tutte queste colline irrorate di arancione con un diserbante totale, che seccava tutto. Perché? Perché dicono che risparmiano prima di seminare. Ma un disseccante come il glifosato, che oltretutto è cancerogeno e quindi dovrebbe essere vietato automaticamente, dal 2014 non si poteva più già usare, perché è obbligatoria una forma di produzione che si chiama produzione integrata, che prevede l'obbligo delle tecniche sostitutive delle sostanze chimiche, Allora, e adesso sul ci arriviamo, glifosato non Giuseppe, ci sono. adesso ci arriviamo su questo punto che è un passaggio fondamentale della tua tesi. Cioè, È tu importantissimo stai per. dicendo che a seguito dell'utilizzo di disseccanti, diserbanti, pesticidi, il terreno è sostanzialmente meno drenante e questo Sì, favorisce, meno impedisce il drenante, drenaggio. non è proprio una questione di. Trattiene meno acqua in primis, perché l'acqua viene trattenuta nel terreno, che infatti subisce anche molto meno, se è ricco di humus, subisce molto meno gli effetti della siccità. Che cos'è Addirittura noi l'humus? stiamo Spiegaci un po' che lavorando in cos'è questi anni. l'humus. L'humus è la sostanza organica, cioè il letame famoso che si metteva nei campi, oggi non si mette più perché, per esempio, gli allevamenti sono diventati allevamenti industriali che producono liquami, liquami putridi che sono liquidi, e alcuni questi sistemi vengono addirittura, io dico, drogati attraverso la produzione di biogas che non fa altro che consumare il carbonio, quindi produrre metano, metano che poi viene bruciato per fare energia elettrica. Cioè, c'è veramente un sistema artificiale, quindi poi questi liquami zootecnici dove si consuma un sacco d'acqua per lavare queste stalle vengono buttati sui campi e ovviamente non è letame solido che produce humus nel terreno, ma è un liquame che consuma l'humus, perché la sostanza organica del terreno, i batteri per organicare l'azoto devono consumare il carbonio, e quindi il carbonio è la molecola, praticamente la catena di carbonio che forma l'humus dei terreni, quindi la sostanza organica. Questa sostanza organica, come ripeto, è una spugna potentissima nei terreni dove abbiamo il 3-4% di sostanza organica, come quelli coltivati in maniera agroecologica, e soprattutto, diciamo, dove abbiamo una copertura costante dei terreni, perché io sono sicuro che in questi mesi, in questi
pochi giorni precedenti a questa alluvione, i terreni erano stati tutti arati e quindi scoperti, mentre invece noi potevamo mettere delle coltivazioni che si chiamano di copertura, che aiutano oltretutto il terreno a non mantenerlo nudo per periodi lunghi, dove viene soggetto quindi all'erosione, ma tenerlo coperto con delle colture vegetali che poi vengono interrate prima di seminare il grano o le colture principali, che si chiamano colture da sovescio. Si è sempre fatto e queste coltivazioni, diciamo, agroecologiche, questi sistemi di gestione del territorio, sono finanziati da ormai 30 anni, dal 1992, dalla politica agroambientale europea, che ben conosceva i risultati delle alluvioni e i disastri dell'agricoltura chimica, perché non è solo le patologie, il fatto della cancerogenicità dei pesticidi, c'è tutto il dissesto territoriale che ci costerà ormai 30-40 miliardi all'anno in Italia, dalle stime che si stanno facendo. Immaginatevi che i terreni che vengono portati via da un'alluvione del genere, nel futuro, se fa un'altra bomba idrica, rischiamo che vanno via addirittura le case con tutte le città. E qui stiamo scherzando con il fuoco, non è una situazione sostenibile. Qui bisogna fare un'agricoltura ecocompatibile, cioè dobbiamo portare gli agricoltori a utilizzare questi fondi europei per l'agricoltura biologica e riconvertire tutta l'Italia, utilizzando proprio il dato dell'humus dei terreni come indicatore biologico primario del risultato delle politiche agroambientali. Cioè l'Europa ci dà dei fondi, noi dobbiamo incrementare l'humus e invece l'abbiamo ulteriormente consumato negli ultimi 20 anni, utilizzando i fondi europei per regalarli a chi compra il glifosato e a chi continua a usare pesticidi chimici o magari agli allevamenti industriali che buttano liquami. Cioè, Queste fammi cose capire sono bene vietate. se sto ben comprendendo. L'Europa dà dei fondi agli agricoltori per fare un'agricoltura agroecologica, cioè che non preveda l'utilizzo di questi pesticidi, diserbanti, disseccanti come ad esempio il glifosato, però invece questi fondi vanno lo stesso ad agricoltori che invece utilizzano questi prodotti chimici. Ho capito bene? Certo, perché purtroppo il Ministero italiano si è inventata l'agricoltura integrata volontaria, che è praticamente una forma di agricoltura che è regolamentata come un elenco di pesticidi e che al massimo riducono un po' i trattamenti, ma in realtà di fatto si riducono talmente poco che il risultato è nullo. Ma l'agricoltura integrata è un obbligo costituzionale, di legge per tutti quanti, quindi non si possono usare fondi agroambientali che sono a fronte di un servizio che fanno gli agricoltori volontario e non obbligatorio, ma per pagare il rispetto della legge. Cioè, ragazzi, qui l'agricoltura integrata è diventata un elenco di pesticidi dove ci hanno messo dentro anche il glifosato, quindi, ed è obbligatoria. Quindi noi questi fondi sono destinati, ripeto, all'agricoltura biologica e a delle tecniche che vengono chiamate, pensate proprio dal 2008, è passato il regolamento europeo che è entrato in vigore poi nel 2014, fondi agro-climatico-ambientali, perché era chiaro il nesso tra il clima e l'agricoltura, perché poi l'agricoltura consumando tutto l'humus del terreno, che cosa fa? Immette nell'atmosfera tantissimi gas serra che non fanno altro che aumentare poi le bombe idriche, perché abbiamo anche delle piogge maggiori. E quindi questo è un motivo in più e non in meno per dire la scusa è colpa della pioggia. No, è un motivo in più per incrementare ancora di più l'humus, altrimenti ci perdiamo veramente le città intere. Rischiamo che si arriva Ma nell'esondazione del l'utilizzo di Tevere. questi diserbanti che quindi seccano ancora di più il terreno e lo rendono, come tu ci hai spiegato, meno drenante, è legale, professore Altieri? A mio parere è illegittimo, in quanto, ripeto, l'agricoltura integrata, che è un obbligo di legge per tutti gli agricoltori, tutti si devono attenere all'agricoltura integrata. Questo tipo di agricoltura prevede l'obbligatorietà di tutte le tecniche alternative che sono prioritarie, quindi obbligatorie, le devi usare prima tutto ciò che è biologico. Nel momento in cui tu usi dici io voglio usare il glifosato, non dovrei avere un'alternativa, ma l'alternativa al glifosato è migliore del glifosato, perché lavorare il terreno, tagliare l'erba oppure interrare un po' d'erba prima di seminare funziona molto meglio che usare il glifosato, che tra l'altro poi ci devi passare ugualmente per seminare a interrare quella roba secca. Quindi non è altro che un trattamento in più che gli agricoltori stupidamente, purtroppo anche per mancanza di informazioni, di assistenza tecnica.
Ci sono fondi europei, per esempio anche tutto il dissesto idrogeologico, altre cause, vedete, avete visto quanti alberi che sono finiti nel Misa, lì di tutto il torrente, perché tutta la sistemazione delle siepi che avevamo tradizionalmente nell'agricoltura italiana, nel mio istituto agrario ci sono le foto degli anni 30, voi vedevate una rete di siepi sul territorio che erano lungo i filari di scolo praticamente dell'acqua, che l'acqua si incanala lungo i punti di discesa, no? E quindi gli agricoltori saggiamente mettevano delle piante, immaginate che una sola pianta di praticamente salice piangente, oppure per esempio un pioppo, un salice è capace di pompare nell'atmosfera, cioè tirare via dal terreno e mandare nell'atmosfera 1000 litri di acqua al giorno. Se tu ogni 5-6 metri c'hai un salice, capisci che di acqua nei fiumi ce ne va molto meno. E tutte queste siepi sono state distrutte per fare campi più semplicemente lavorabili con i trattori, trattori sempre più potenti e con grandissimi problemi. Noi invece abbiamo restaurato anche grosse aziende ripiantando le siepi sulla base delle foto aeree degli anni 30 dell'Italia, perché ai tempi il territorio era molto ben regimato. E quindi anche quello è importantissimo. Ci sono fondi europei agroclimatico-ambientali per la piantumazione delle siepi. Quando dici noi, a chi ti riferisci, Giuseppe? A chi ti riferisci quando dici noi? Noi avete ripiantato? Noi agroecologi, la scuola di agroecologia, noi agroecologi, il vecchio gruppo che nacque insieme al professor Celli degli anni 90, e l'associazione OILB, Organizzazione Internazionale della Lotta Biologica, che riunisce tutte le cattedre universitarie mondiali di difesa delle colture, lotta biologica. Voi capite che queste tecniche furono portate insieme all'Università di Wageningen come proposte di legge nella normativa europea e sono diventate leggi. L'Europa spende metà dei bilanci agricoli per finanziare le misure agroclimatico-ambientali, cioè quelle che stanno dentro i piani di sviluppo rurale regionali. Ma non è possibile che una regione, prendo esempio di una, ma ce ne sono anche altre, come la Puglia, mi finanzia con le misure agroclimatico-ambientali una sottomisura chiamata agricoltura conservativa che prevede di buttare il glifosato prima di seminare. Ma che conservativo è questo? Questa è un'agricoltura di distruzione dell'humus. Queste cose sono completamente fuori legge. Io capisco che i sindacati vogliono i soldi senza contropartite perché l'agricoltura sta in crisi, ma non hanno capito niente, che l'unico modo per fare agricoltura in Italia è quella biologica e venderla al miglior offerente nel mercato internazionale e magari venderla direttamente a prezzi più bassi grazie ai contributi comunitari a tutti i cittadini e non soltanto ai ricchi. Questa è l'agricoltura che dobbiamo fare, è un obbligo. Tra l'altro, tu sai meglio di me, lo citasti l'ultima intervista che facemmo quando lavoravi in un'altra televisione, dicesti che hanno cambiato addirittura la Costituzione per la tutela dell'ambiente ai fini della protezione delle future generazioni, l'articolo 9 della Costituzione. Cioè, ragazzi, e quindi non è possibile usare queste sostanze, a mio parere, tanto più che sono pericolose per la salute e soprattutto perché ormai in Italia c'è il 20% di agricoltura biologica e un altro 30-40% di agricoltura che è sempre biologica ma che non è certificata perché è agricoltura di montagna, eccetera, eccetera, e che ti dimostra che le tecniche biologiche funzionano quantomeno come quelle chimiche, ma io direi molto meglio, perché facciamo 1000 quintali a ettaro di pomodori nell'agricoltura biologica, se la sai fare bene. E quindi è una questione di portare quell'assistenza tecnica che è gratuita per gli agricoltori, viene sempre finanziata dai piani di sviluppo rurale. Però faccio un appello adesso, qui stiamo per approvare la nuova politica di 7 anni comunitaria, non possiamo spendere 250 miliardi per le misure agroclimatico-ambientali, lo sviluppo rurale, mettere i giovani in agricoltura e poi spendere altrettanti soldi per finanziare allevamenti industriali a numero di capi allevati. I finanziamenti al reddito vanno tolti, vanno dati soltanto a chi fa l'allevamento biologico, cioè 2-3 capi per ettaro, altrimenti sei costretto a comprare mangimi e a fare liquami e a fare tutto quello che è la distruzione del territorio. Ma le istituzioni locali, mi riferisco quindi sia alle regioni ma anche poi al ministero e quindi al governo, sanno che queste tecniche di agroecologia potrebbero evitare anche fenomeni così distruttivi come l'alluvione che è capitata pochi giorni fa nelle Marche? E lo sanno per forza, perché è scritto dentro le linee delle politiche comunitarie. Le misure agroclimatico-ambientali servono a regimare, proprio a ridurre l'entità delle distruzioni provocate da alluvioni e l'inquinamento dell'ambiente, quindi la distruzione della biodiversità,
terreni coperti, tenerli coperti, viene finanziato. Si chiamano colture da sovescio. La regione Umbria le finanziava per un periodo, poi qualche anno non le finanzia. Quest'anno addirittura la regione Umbria non ha aperto il bando obbligatorio e prioritario, perché se no non puoi aprire nessun bando dei piani di sviluppo rurale per l'agricoltura biologica. Quest'anno non l'ha aperto. Non dai soldi ai coltivatori biologici che hanno diritto a questi fondi. Sono 30 anni che li prendono. Cioè c'è una volontà probabilmente di qualche industria chimica che è collegata a un certo tipo di politica che io chiamo anche pigra e stupida, che continua a finanziare lo status quo. Cioè quello che è tra l'altro oggi palesemente incostituzionale ed illegale. Perché ripeto, un prodotto cancerogeno dimostrato dai giudici della California come il glifosato non lo puoi irrorare sui terreni, tanto più che ti distrugge tutto l'ambiente, i microrganismi, è cancerogeno e oltretutto no, ti fa fuori l'humus e il terreno rimane scoperto e quindi quando piove l'acqua si porta via la terra. Tra Quindi l'altro, questo è il disastro grosso. dicevi una cosa impressionante, no? Che nel 2014, proprio in quelle zone delle Marche, Senigallia, con 30 mm di pioggia hanno avuto problemi. Ci fu un'alluvione che causò comunque diverse problematiche. Questa volta, invece, i millimetri di pioggia sembrano essere tra i 250 e i 350 mm, quindi una cifra quasi moltiplicata per 10. È Sì, in un impressionante periodo questo di dato. ore più lunghe, ovviamente, in 10 ore, in un periodo di ore più lunghe, è tutto lì il ragionamento, che proprio per questo motivo noi poi dopo vediamo anche altre questioni, se ne vogliamo accennare, c'è tutta una certa geoingegneria nei cieli di queste scie che vedo passare il giorno prima di queste piogge, non so se per diminuire gli effetti di queste piogge, però io vedo aerei che mandano emissioni polverose di natura sconosciuta e più, ma che a mio parere non fanno un'attenuazione delle piogge, semmai le potrebbero incrementare, quelle che vengono chiamate le bombe idriche. Abbiamo visto delle irrorazioni, per esempio, precedenti alla pioggia di Senigallia sul Mediterraneo massicce, anche qui in Umbria, è vero. Impressionato, il giorno, la notte piove ed ecco i disastri di Senigallia. Ma quella, ti ripeto, è una concausa che aggrava la situazione. Per questo motivo, noi l'appello che voglio fare proprio è di far sì che tutte le regioni si mettano la mano sulla coscienza. Noi abbiamo fatto, cioè, tu parlavi del ministero, il ministero è stato denunciato dagli agricoltori della Toscana, che tra l'altro alcuni, uno era il sindaco di Urbino, perché hanno terreni anche nelle Marche. E c'è una sentenza del TAR che non viene emessa proprio sull'uso anomalo, diciamo così, o illegittimo, diciamo la verità, di fondi europei che erano destinati all'agricoltura biologica. Al biologico si danno meno fondi e si danno soldi alla lotta integrata finta che mantiene lo status quo perché è un elenco di pesticidi chimici. Ma quella è una lotta guidata, non è la lotta integrata. L'integrata significa, come abbiamo scritto, ripeto, tutti i professori aderenti all'OIB e la decisione CE del 30-12-1996, allegato 1 norme OIB, cioè dei professori universitari di tutto il mondo, l'agricoltura integrata, la produzione integrata, la difesa integrata delle colture, prevede l'uso obbligatorio e prioritario di tutto ciò che è alternativo alla chimica. Perché fa male, perché dissesta il territorio, distrugge i microbi, altera il valore nutritivo degli alimenti e noi ci ammaliamo di tantissime cose, oppure, come purtroppo dobbiamo portare alla cronaca, avremo sempre più morti di alluvioni. E a me dispiace fare l'uccello del malaugurio, ma questa mia previsione che i danni nel futuro sarebbero aumentati almeno 10 volte, sono stati quasi veramente profetici, ma non c'è niente da fare, è così. Ora noi, dopo questo disastro nelle Marche, dobbiamo ripiantare tutte le siepi, regimare tutti i fossi, metterci insieme ai comandi forestali a pulire tutto ciò che è messo male, ripristinare quel sistema di siepi come era ai tempi, utilizzare al meglio i fondi dell'agricoltura biologica e delle misure agroclimatico-ambientali che verranno rifinanziati sicuramente, perché sicuramente vengono usati. Considerando che l'agricoltura integrata è la base di legge che tutti devono fare usando sempre obbligatoriamente prima tutto ciò che è biologico e l'autorizzazione a un eventuale uso di prodotto chimico, come dice la circolare dell'albo degli agronomi, atto fitoiatrico, deve essere autorizzata da un tecnico che si chiama consulente fitosanitario. Invece qui si va ancora al consorzio come negli anni 60, negli anni 50, a comprare il diserbante, glielo vendono con patentino
per irrorarlo e finisce il gioco. Questo non è un paese civile, scusatemi. Ci porta 200 miliardi di danni per cure oncologico-degenerative, in cui i pesticidi sono le principali concause di patologie cancerogene e tutto quello che è connesso, e in più il dissesto idrogeologico, i danni alla biodiversità, non ne parliamo perché la biodiversità viene distrutta. E teniamo i terreni coperti, cari contadini, tenete i terreni coperti con le colture da sovescio, incrementerete l'humus, la fertilità dei terreni, i grani produrranno di più e c'è il contributo comunitario. Fatevi dare i soldi dalle regioni. Questo è il messaggio che dobbiamo dire. E Hai quasi purtroppo delineato l'Italia. un programma quindi di agricoltura, insomma, che se fosse attuato eviterebbe o chiaramente sarebbe un argine a questi disastri ambientali che accadono. Voglio anche affrontare con te l'aspetto della geoingegneria a cui hai menzionato perché è particolarmente delicato, ma sicuramente importantissimo. Allora, dobbiamo dirlo senza remore. La possibilità di manipolare il clima esiste, gli stati, le principali potenze mondiali, possiedono tecnologie per manipolare e modificare il meteo. Lo ha detto chiaramente qualche mese fa la Cina, dicendo che avrebbe utilizzato delle tecniche di cloud seeding, cioè di inseminazione, delle nuvole, proprio per, facilitare le precipitazioni, nell'area del fiume Giallo che è colpito proprio in questi mesi da una forte siccità. Io voglio anche leggervi qualcosa scritto su Global Research, un professore si chiama Michel Chostudovsky, leggiamo insieme che cosa ci dice, perché lui ha fatto nel 2017 una rassegna stampa riportando tutti i documenti ufficiali da cui si evince la possibilità per gli stati di manipolare il clima. Chostudovsky, ad esempio, ricorda una convenzione internazionale del 1977 che si intitolava proprio Il divieto di utilizzo militare o di qualsiasi altro utilizzo ostile di tecniche di modificazione del clima. Ci dice questo professore che, sebbene le tecniche di modifica ambientale siano disponibili per le forze armate statunitensi da oltre mezzo secolo, non ci sono prove concrete che queste tecniche siano state utilizzate per innescare condizioni meteorologiche estreme. Le recenti ondate di caldo estivo, accompagnate da devastanti incendi in Europa occidentale, Nord Africa, California, India, Pakistan e nella valle cinese del fiume Yangtze, hanno colpito contemporaneamente la vita di milioni di persone in tutto il mondo con devastanti conseguenze sociali ed economiche. Secondo i rapporti dell'agosto 2022, la produzione giornaliera di energia idroelettrica sul fiume Giallo, lo Yangtze, è crollata del 51%, provocando la sospensione della produzione nella regione mega industriale di Chongqing, che ha una popolazione di oltre 30 milioni di persone. Così via, nel maggio 2022 il Pakistan è stato tra i primi 23 paesi al mondo che hanno subito una grave siccità e desertificazione. Un paio di mesi dopo, durante il periodo dei monsoni, la valle del fiume Indo subì la più grave inondazione a memoria d'uomo. Le precipitazioni nella provincia di Sindh e Baluchistan sono state almeno 7 volte la quantità normale. Dice Chostudovsky, sebbene non ci siano prove concrete che le ondate di calore e le inondazioni del 2022 siano state causate dalle tecniche di manipolazione del clima, tecniche militari, la questione della manipolazione del clima, del meteo, deve essere comunque affrontata e analizzata. I documenti militari statunitensi, i rapporti scientifici confermano che le tecniche di modifica ambientale sono pienamente operative. Chostudovsky ricorda anche un documento del 1996 del Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti d'America. Questo documento del 1996, dell'agosto 1996, questo studio scientifico commissionato dalla USA Air Force, si intitolava Owning the Weather nel 2025, cioè possedere il tempo, cioè avere la possibilità proprio di modificare il clima. È indiscutibile, quindi, professore Altieri, che queste tecniche esistano. Lo ha detto chiaramente anche il governo cinese. Ecco, io vorrei ricordarlo. Qualche mese fa il governo cinese ha detto che utilizzerà queste tecniche per favorire delle precipitazioni proprio nel fiume Giallo che è colpito tutta quell'area da una forte carestia. Quindi è chiaro che bisogna Certo, anche certo. fare riferimento. Ora, non sappiamo se qualcosa del genere è accaduto in questi anni anche in Italia o altrove, però sicuramente è un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione.
Sì, io vedi, ho citato la coincidenza di queste scie nel cielo il giorno prima dell'alluvione di Senigallia, proprio in base a quello che tu hai appena letto, cioè a queste possibilità di poter manipolare il clima. Immaginate anche 2 mesi di siccità continua nell'agricoltura italiana, immaginatevi che noi stiamo tentando proprio di recuperare la fertilità dei suoli, perché se abbiamo periodi lunghi di siccità e non piove mai, la sostanza organica del suolo non si può nemmeno rigenerare, perché se non c'è l'acqua non c'è la fotosintesi. Voi capite che quindi diventa un cane che si morde la coda. E allora stiamo tentando di fare dei lavori importanti, riutilizzando per esempio le zeoliti, le terre vulcaniche, che sono le origini della vita, no? Dal vulcano è nato tutto praticamente, perché sono molto igroscopiche, trattengono l'acqua e quindi quelle poche piogge ce le trattengono all'interno dei terreni. E quindi si cerca di utilizzare nella fertilizzazione, non i concimi chimici, ma le zeoliti vulcaniche e le terre praticamente di origine naturale. Ma una cosa importantissima sarebbe, per esempio, l'humus dei terreni incrementato da quello che è il letame fertile. Ora, queste manipolazioni del clima rappresentano un motivo in più per dedicarci, come Stato sovrano nazionale, alla protezione del nostro territorio dal punto di vista proprio agroclimatico-ambientale, proprio perché ci sono queste possibilità di tipo militare, di tipo concorrenziale economico, e se vogliono danneggiare un'agricoltura italiana fanno fare una bomba idrica magari nel periodo in cui si raccoglie l'uva. Guarda caso, nelle Marche in questo periodo si sta raccogliendo l'uva. Quindi capite che Sì, proprio per questi c'è da motivi dire che queste tecnologie potrebbero essere utilizzate anche con scopi benevoli, cioè nel senso magari in un periodo di siccità far piovere e quello risolvere la siccità. che ho detto io. Ma diciamo che quello che ti ho detto prima potevano essere anche, la mia ipotesi è pensare sempre al bene, no? Come è la mia caratteristica. Però se in questo caso dobbiamo pensare al bene, il risultato è stato d'esatto contrario, perché se avessero voluto diminuire le piogge sulle Marche, mi pare che quelle irrorazioni non le hanno diminuite, ma forse le hanno aumentate. Nel caso della siccità, però, è possibile sicuramente far piovere laddove c'è, cioè, con quella umidità atmosfera, e magari non riesce a piovere per motivi di alte pressioni, di venti, e quindi con il condizionamento diciamo, geoingegneristico è possibile far piovere. Ora lì bisogna vedere a quali costi, a quali prezzi. Secondo me Bisogna pure è capire molto più quali sono gli saggio. effetti collaterali di queste tecnologie. Bravo, Si va quegli sempre a effetti manipolare collaterali il meteo, inquinanti. il clima, quindi è sempre. Potrebbe Bravo, avere anche perché gli se da come effetti avversi. dice qualche scienziato dice che usano per esempio sali d'alluminio, voi capite che se nel terreno aumenta troppo l'alluminio, noi ci troveremo a rischio di non poter più coltivare. E guarda caso ci sono multinazionali che sperimentano gli OGM resistenti all'alluminio. Voi capite che se vogliamo portare l'agricoltura nelle mani dell'industria e del comparto militare, questa è la strada sbagliata. Invece noi dobbiamo tornare proprio per questo all'agroecologia, che è una forma di agricoltura che invece tutela proprio il territorio in tutti i dettagli, dal ripristino della biodiversità, dal ricostruire le siepi, dal tenere l'humus e non i liquami degli allevamenti industriali. Io vorrei ricordare agli ascoltatori che al mondo oggi perché c'è il cambiamento climatico? L'agricoltura è fortemente responsabile di questo, perché se immaginate che per allevare tutti i miliardi di animali che si allevano nel pianeta, che consumano come 40 miliardi di esseri umani, cioè gli alimenti per alimentare questo bestiame potrebbero sfamare 40 miliardi di esseri umani. E il rendimento dell'allevamento zootecnico industriale, come tutte le forme di allevamento, è circa il 10%. Quindi con quella carne, con quei prodotti di origine animale pieni di antibiotici, di pesticidi e di sostanze tossiche, ci alimenti sì e no 4 miliardi di esseri umani. Ecco i 4 miliardi di obesi che ci troviamo nel mondo, dove magari ci sta 1 miliardo di esseri umani che soffre la fame. Questo lo dicono ormai tutti. Noi, se non avete visto i servizi recentemente anche la RAI, se non chiudiamo gli allevamenti industriali, il clima sarà sempre più alterato, perché semplicemente ci siamo trovati a distruggere le foreste primarie per coltivare la soia OGM, il mais OGM. Oppure cito sempre l'esempio dell'Argentina, che era il paese più ricco del mondo, faceva i campi di grano buonissimi, dove l'anno prima c'era stato il pascolo degli animali, e dopo aver coltivato il grano ci metteva i pascoli, ma i pascoli con il carico di bestiame giusto, quello biologico, 3 capi bovini a ettaro, 2 capi, 3 capi.
3 bufale, 7 maiali, 15 capre. Questo è il carico di bestiame che possiamo mantenere. Chiaro, Se ne bisognerebbe mettiamo di più, chiaramente tornare distruggiamo a tutto e delle mangiamo anche solo. modalità di allevamento, vorrei dire umane, Certo, è un insomma, allevamento rispettose anche biologico. degli animali. Vorrei Certo, inoltre quindi. sottolineare per dovere di cronaca, professore Altieri, anche una circostanza che c'è stata, la riporto in un pezzo particolarmente interessante. Faccio i miei complimenti al collega Franz Becchi di BioBlu per averlo scritto. Aeronato nel cielo delle Marche prima del disastro, che cosa ci faceva? Cioè, Franz Becchi riporta che un aereo NATO ha sorvolato proprio quelle zone di Senigallia poche ore prima del disastro. Franz Becchi appunto dice: poco dopo il disastro, su Twitter ha iniziato a circolare un video che ritrae l'itinerario di un aeroplano tracciato dal sito Flight Radar 24, sito che riporta le tratte di qualsiasi velivolo si alzi in volo. Cosa ha di speciale questo aereo? Si tratta di un Boeing E3 Sentinella NATO 01, decollato il 13 settembre alle ore 12:35 dalla base NATO di Gelsenkirchen in Germania con destinazione Konya in Turchia. Sì, ma che cosa c'entra con l'alluvione delle Marche? Il velivolo non ha mai raggiunto la sua destinazione in Turchia. Dopo essere decollato, l'aereo si è diretto verso il nord-est dell'Italia, soffermandosi in volo tra l'Emilia-Romagna e le Marche, prima di entrare a Gelsenkirchen alle ore 19:09. Incredibile coincidenza, il velivolo NATO ha sorvolato molteplici volte la stessa zona che appena 2 giorni dopo è stata colpita da perturbazioni senza precedenti. Senigallia, Bettolelle, Trecastelli, alcune delle aree più colpite, sono state poco prima sorvolate dal misterioso aeroplano della NATO. Franz Becchi riporta anche il link a questo sito Flight Radar 24 che ci mostra, eccolo qui, lo vedete, proprio l'itinerario di questo velivolo NATO, eccolo qui, che ha più volte poi sorvolato, lo vediamo, più volte proprio passato in quella zona delle Marche, tra le Marche e l'Emilia Romagna, che in particolar modo nell'Emilia Romagna poi è stata oggetto del disastro ambientale che registra al momento 11 morti. Anche interessante notare un passaggio che ci dice sempre Becchi nell'articolo, cioè che New York Times nel 1972 riconosceva quindi che gli USA utilizzano la pioggia come arma, cioè un articolo del New York Times risalente al 3 luglio 1972, pensate un po', emergeva che gli Stati Uniti d'America hanno segretamente inseminato nuvole nel Vietnam del Nord e del Sud e in Laos per aumentare e controllare le perturbazioni a scopi militari. Eccolo qui l'articolo, lo vediamo anche insieme, nella pagina storica del New York Times del 1972. Rainmaking, cioè creare le piogge, è una tecnica usata come arma dagli Stati Uniti. Si legge chiaramente un po' male, ma è sicuramente la copia del New York Times del 1972. L'abbiamo presa proprio dal sito del New York Times. Insomma, professore Altieri, no, sembrerebbero gli argomenti che i cosiddetti mainstream definiscono da complottisti, però qui ci sono le prove. È indiscutibile che delle Sì, ma tecnologie magari. militari Ma, esistono. sì, Ora, penso che gli magari aerei, chiaramente ovviamente. non vogliamo arrivare a dire che questo aereo NATO abbia determinato delle precipitazioni. No. Registriamo semplicemente una coincidenza. Ecco, c'è stato questo volo. Sì, Magari ma il volo voleva sicuramente. fare qualcosa di positivo, però sicuramente bisogna tener conto anche di questi aspetti. Ma come dicevi tu, comunque, alla luce anche di questi rischi, bisogna lavorare a monte per prevenirli, e prevenirli sarebbe quindi proprio la cura del terreno. Certo, ma quello che voglio dire è sicuramente un aereo della NATO che vede che si sta creando tutto questo sistema sul Mediterraneo di scie chimiche piuttosto che di altre questioni di bombe idriche, è chiaro che va lì a fare i sopralluoghi, a fare le verifiche, a verificare. Quindi non credo che un solo aereo possa cambiare il sistema di alluvioni del momento. Quindi sicuramente sono stati lì a controllare, ma probabilmente. Come dici te, ci sono anche dei grossi esperimenti in atto, ma ripeto, noi queste sono tutte supposizioni che possiamo soltanto, come si dire, prevenire con la cura. Per esempio, se si voleva distruggere la grandine, ai tempi si lavorava per esempio inseminando con lo iodio d'argento, che era una sostanza anche abbastanza innocua, diciamo così, e quindi si evitavano le grandinate. Qui invece noi Ma vediamo che oggi ci lo sono facevano, se non tutti i. sbaglio,
I contadini facevano qualcosa del genere in passato, o mi Ecco, sbaglio? sparavano con i cannoncini, ma addirittura c'è chi lavorava con le campane che avevano delle modalità di suono particolare che frantumavano praticamente il nucleo dove si creava le prime inseminazioni, diciamo, delle grandini che poi si accrescono. Ma voi capite che in un sistema molto polverulento, come l'atmosfera più inquinata, oppure addizionata di scarichi non solo dei velivoli, diciamo così, che fanno il loro lavoro di inseminazione, ma anche dei velivoli come la Lufthansa, l'Alitalia e tutti dei velivoli che circolano, che sono molto di più. Quindi in un sistema del genere, uno scienziato deve dire: cari contadini marchigiani, volete eliminare le alluvioni? Riconvertitevi immediatamente tutti quanti alla zootecnia e all'agricoltura biologica, nel rispetto del benessere animale e col finanziamento di 500 euro a capo bovino che ci sta per il benessere animale per chi fa l'agricoltura biologica. E non è possibile però che le regioni regalino questi soldi a chi nel benessere animale compra il materassino per la bufala e dice che ha fatto il benessere animale. Questa è la realtà, purtroppo, che noi stiamo, a cui stiamo assistendo. Le regioni, come coordinate dal coordinamento ministeriale capitanato dal dottor Giuseppe Blasi, che ha carte mie da 20 anni, perché sono 20 anni che scrivo alla Commissione europea, mi ricordo ancora il vecchio direttore del 2000 che era il dottor Huber, e noi abbiamo scritto alla Commissione europea, il dottor Collelluori, mi piace fare i nomi, i dottori Innamorati, che rispondevano dicendo: non ci sembra che ci siano, forse c'è qualche irregolarità, ma non ci sembra, cioè rispondevano sempre così al condizionale. Ma qui si sono sprecati 30 anni, capite in 30 anni che cosa potevamo fare noi? In 30 anni potevamo portare l'humus dall'1,3% della media italiana. Abbiamo ridotto l'humus anche in pianura, dove non c'è l'erosione, nella pianura padana, perché ce lo siamo consumato per buttare liquami a tutto spiamo che poi hanno avvelenato l'atmosfera. Abbiamo una cappa di diossido e poi ci troviamo con maggiori malattie respiratorie. E quindi è tutto collegato. Il pianeta è un essere autosufficiente. Siamo noi che non siamo autosufficienti se non siamo in grado di mantenere in vita la specie umana. Il pianeta fa quello che deve fare, riporta tutto in equilibrio, disastrando ovviamente tutto quello che c'è da disastrare. E questo è il problema. Quindi, cari agricoltori, riconvertiamo le Marche e facciamo che sia l'esempio. Le Marche, io sono una maglietta, stop OGM, è stata la regione che ha bloccato gli OGM in Italia, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Grazie alla Regione Marche siamo riusciti a bloccare gli OGM in Italia, altrimenti eravamo già sottoposti al glifosato irrorato su tutte le piante di soia e di mais perché erano resistenti al glifosato. Roba da matti. In Italia, nella coltura agricola più grande del mondo, con i prodotti più imitati, e che vogliamo fare? Io vorrei anche dire, fare una battuta: si sta cercando di distruggere gli allevamenti delle bufale. Sai questa questione Questo, dell'infanto? Giuseppe, professor Altieri, è un argomento che dobbiamo Noi affrontare dobbiamo. perché mi colpisce da vicino, perché tra l'altro Cioè, sono l'allevamento casertano, delle questo bufale è problema riguarda proprio il biologico. casertano, lì stanno abbattendo bufale Stanno anche abbattendo bufale completamente per niente. sane per il problema della brucellosi. Niente, per niente. La brucellosi è un batterio a cui le bufale sono resistenti. La mozzarella di bufala si fa con 80 gradi per fare la filatura, a 30 gradi, 38 gradi il batterio muore. Non capisco qual è il problema. Qui si uccidono le bestie per le brucellosi. Ma siamo impazziti. Dove invece dobbiamo dare a tutti questi bufalai, che già sono animali molto rustici, che si adattano benissimo all'agricoltura biologica, e fargli fare la mozzarella biologica italiana, che sarebbe il fiore all'occhiello di tutto il mondo. Ma poi voglio dire, se c'è un trend internazionale della mozzarella di bufala, non dobbiamo distruggere quelle italiane per fare la bufala di mozzarella con latte francese o latte olandese. Ma dobbiamo far sì che la grande maestria dei nostri produttori di mozzarella utilizzi magari il loro latte biologico, che riconvertiamo tutta l'Europa per fare mozzarella di bufale, magari in Italia o in altre parti dove imparano dai mastri caseari napoletani. Questo è il modo di portare avanti una globalizzazione che tiene conto delle diversità del territorio. Non distruggere il territorio e fare le finte mozzarelle con latte importato e si distrugge un'economia e si ammazzano gli animali. 130.000 capi assassinati. Sì, Cose sì, da sì. matti, cose da matti. L'affrontiamo, ci diamo appuntamento, affrontiamo questo tema perché è veramente importantissimo Esatto. farlo e ci diamo un prossimo La appuntamento e una stupidità. prossima intervista. Grazie. La Io ringrazio quindi molto, Giuseppe. per chiudere questa trasmissione, diciamo così, sulla questione delle alluvioni e dell'agricoltura. Quindi oggi io ho fatto un appello pochi mesi fa a
perché stiamo per approvare il nuovo piano agricolo nazionale che è stato già bocciato dall'Europa, figuratevi. L'Europa che ancora vuol dare la metà del bilancio europeo per finanziare allevamenti industriali, cosa fuori di ogni logica. Quindi noi, oltre che modificare il piano agricolo europeo, dobbiamo intanto far sì che quello italiano sia fatto meglio possibile, quindi nel rispetto di questi diritti costituzionali che sono stati recentemente rafforzati, la tutela addirittura del benessere animale, l'avete scritto in Costituzione, quindi cari politici, allora prendiamo tutti i fondi europei destinati all'Italia e creiamo tutto il finanziamento con obblighi e priorità di fare questa agricoltura biologica. Non è un problema tecnico, non è un problema di produzioni. Si butta il 50% di quello che si produce al mondo nella politica dei supermercati e di fare le mele in Argentina o i limoni chissà in quale parte del mondo. Qui dobbiamo produrre un'autosufficienza territoriale agroalimentare e poi interscambiare le eccellenze dei vari territori. Questa è la politica agricola e lavorare con sistemi agroecologici che ormai sono obbligatori per Costituzione italiana e per normative derivate. Da tutte le parti c'è scritto questo. Poi dopo ci troviamo il regolamentino regionale che apre il bando per chi fa l'agricoltura conservativa e usa il glifosato prima di seminare. E i giudici non intervengono a bloccare queste cose. E dal 2008-2009 mi pare che c'è una sentenza che giace al TAR della Toscana e la TAR della Toscana non fa la sentenza sui fondi europei distratti verso l'agricoltura falsa integrata invece che dare fondi giusti a chi fa l'agricoltura biologica oppure sostituisce i pesticidi con il prodotto con l'insetto utile, con i droni per buttare gli insetti utili, tutto ciò che è anche alta tecnologia, il monitoraggio delle malattie delle piante con i droni, queste sono cose utilissime. È questo che dobbiamo finanziare, ma non la devastazione del territorio con gli allevamenti industriali e i pesticidi. Stiamo parlando di un'agricoltura che si faceva il secolo scorso, negli anni 60, e che quindi fa parte della preistoria. Noi continuiamo a bastonare il territorio con la clava e il territorio ci bastona a noi con l'acqua, ci fa il diluvio universale. Abbiamo il piacere quindi di ospitarti prossimamente, Giuseppe Altieri, perché poi allevamenti, agricoltura, queste sono le ricchezze del nostro paese, che ha la più grande diversità biologica del mondo, no? È così, Giuseppe, mi confermi che Sì, l'Italia ha la... io invito tutti a leggere due articoli. C'è un libro, si chiama Getta un seme, l'abbiamo fatto con la Vittoria Assicurazione, l'editore Nuove Direzioni, dove appunto affrontiamo queste tematiche dei diritti, i doveri delle istituzioni nell'agricoltura, appunto nel territorio. E poi vorrei ricordare il testo in memoria del grande vecchio professor Celli che ci ha lasciato 10 anni fa, che si chiama Come i rami della grande quercia, dove facciamo un po' tutta la storia di queste conquiste che abbiamo fatto negli anni 80-90, che sono le politiche agro-climatico-ambientali europee, e che purtroppo però in Italia, ma anche negli altri paesi, dobbiamo dire la verità, sono state spesso e troppe volte interpretate all'esatto contrario per le quali erano destinati. E quindi abbiamo sperperato migliaia di miliardi che potevano invece già aver risolto tantissimi problemi, compreso quelli della salute e tantissimi altri problemi che sono connessi all'agricoltura, ai cambiamenti climatici e tutto il resto. Immaginate anche questo, e chiudo, che se noi facciamo il calcolo dei crediti di carbonio e misuriamo l'humus che incrementa nel nostro terreno, il protocollo di Kyoto prevede che le industrie inquinanti devono dare soldi agli agricoltori che hanno fissato il carbonio, perché c'è la politica dei crediti di carbonio, che tutti conoscete. Beh, in Italia non c'è nessuno ancora che certifica i crediti di carbonio. Cioè, stiamo veramente dormendo da 20 anni. Quando i protocolli di Kyoto sono avanzati, ci sono tantissime tecnologie per fare questo incremento del carbonio, ogni piantumazione di siepi, anche i boschetti, andate adesso a vedere nel Piemonte, hanno tolto tutti i boschi, poi si lamenteranno che le vigne verranno tirate via dalle alluvioni. Ma i boschi sono preziosi, c'è la biodiversità e c'è soprattutto la tutela del territorio, della fertilità dei suoli. Ecco, Grazie Giuseppe Altieri questo. per essere stato con noi su Visione TV. Grazie a voi per la divulgazione. Grazie a voi per aver seguito questo appuntamento importante con il professor Giuseppe Altieri. Vi ricordo che Visione TV è una testata giornalistica libera che vive soltanto grazie alle vostre donazioni. Per proseguire nel nostro lavoro e nel realizzare interviste come queste, abbiamo bisogno del contributo economico che potete garantirci utilizzando riferimenti bancari
e IBAN, quindi è PayPal che la regia ha mandato in sovraimpressione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo aggiornamento con l'informazione di Visione TV.